Era dotata di notevole capacità logica, era capace di analisi e di sintesi, sapeva essere capace di iniziativa, proponeva iniziative di lavoro, che poi era appassionata degli episodi di fantascienza, Star Trek, mi pare che lo seguiva molto volentieri. Ecco, il rapporto con i compagni era ottimo, so che era sensibile anche agli animali, amava sti animali, e ricordo che un giorno propose alla classe di andare a vedere una cucciolata di cagnolini. Ecco, tutto ciò che è stato ambiente, spazio, così zarazzano. Poi sì, naturalmente i bambini hanno molti interessi, ecco, ma uno dei tanti interessi era proprio questo, diciamo, la conoscenza, diciamo, dello spazio, dei corpi celesti in genere. Ecco, che poi avesse pensato di raggiungere un livello di questo genere. Quindi la parola astronauta l'ha mangiata, quindi non arriva, non è che... No, beh, che da dire, a quell'età volesse diventare astronauta, forse potrebbe anche averlo pensato, ma non so se a qualche compagno o qualche amica l'abbia espresso questo desiderio, per quanto io ricordo, a me non ha detto questo, però so che aveva passione per questi, diciamo, episodi di fantascienza che si trasmettevano per televisione. Molto vivace nel senso, quella vivacità intellettuale di ricerca, questo è l'importante, una vivacità intellettuale di ricerca e nel contempo molto determinata nelle sue, diciamo, scelte e nei traguardi e nelle mete che voleva raggiungere. Io ricordo l'episodio cui Samantha ha accennato circa i movimenti della Luna, il fatto che la Luna volgesse alla Terra sempre la stessa faccia. Ricordo che in quell'occasione si era trovato l'espediente del far ruotare un bambino attorno a un bambino che rappresentava la Terra. Ecco, evidentemente se il bambino che rappresenta la Luna volge alla finestra le spalle, dopo metà giro volge alla stessa finestra, la finestra ce l'ha di fronte, e dopo un giro intero di nuovo volge le spalle ancora alla finestra, perciò ecco perché il tempo dei due movimenti di rotazione e di rivoluzione coincidono. E questo me l'ha ricordato lei nelle sue interviste. Mm.